Buongiorno, sono svegliata da 5 minuti, oggi è giovedì e devo andare al lavoro. Allora, sono andata al lavoro, sono tornata dalla signora del secondo piano, solitamente faccio un paio d'ore, a volte 2 ore e mezza, ma raramente 3 ore, eccolo, Olaf. Stai giù, dai che ho caldo. Mi ha accompagnata, è venuto a riprendermi Marco e è andato al lavoro. E oggi pomeriggio devo andare dai soliti, quelli di Milano, e ci devo andare alle 2:30 e spero di non fare più di un paio d'ore. E stasera, quando Marco torna dal lavoro, usciamo, andiamo a fare 2 passi, che c'è un centro sotto le stelle, mi sembra che si chiami. Praticamente chiudono 2 strade in centro, appunto, e ci sono tipo le bancarelle e tutti i negozi aperti, e andiamo a fare 2 passi lì. Però appena torna stasera, prima andiamo dai cinesi a vedere se, dagli altri cinesi, a vedere se trovo i cassettini per sistemare là dietro. E all'inizio non voleva Marco. Poi allora ho detto ok, va bene, lascia perdere, non sistemo, lascio tutto così. Allora, quando ho detto così, lui ha iniziato a dire: ah, no, ora lo fai, stasera ti ci porto e li prendi. Fa sempre così. Prima mi dice: ah, che palle, sei fissata, eh? E lascia tutto così, a me piace così. Quando poi rinuncio, non insisto più, allora me lo vuoi far fare. Quindi, se tutto va bene, domani finalmente sistemo là dietro. Ora io mi metto a pulire, devo passare l'aspirapolvere, insomma fare un po' di pulizia, e niente, poi mangio e poi torno al lavoro. Purtroppo questa settimana è stata un po' così. Ho mandato Marco in farmacia mentre ero al lavoro, gli ho chiesto di prendermi questa qua, Rinazina Acqua Marina, che è senza medicinali, perché ieri sono andata in farmacia. E se non sbaglio ve l'avevo detto nel vlog precedente, a prendere il mio Vicinex. Sì, ve l'avevo detto. E la farmacista mi fa: mi raccomando, questo qui non lo usare per più di 10 giorni, massimo 2 volte al giorno. Io sì, cioè io tipo 4 o 5 anni, non mi ricordo neanche più che lo uso tutti i giorni. Purtroppo ormai ne sono dipendente, questa è la verità. Queste cose creano dipendenza, anzi io ne approfitto per dirvi: se avete il naso chiuso, cercate di evitare assolutamente, soprattutto il Rinazina, ma anche il Vicinex. Il Rinazina è peggio, peggio in assoluto. Con Rinazina stavo uno schifo veramente, penso di averlo detto altre volte, che dovevo usarlo molto spesso, tipo ogni 3-4 ore, anche di notte mi svegliavo, dovevo spruzzare almeno un paio di volte a notte, perché poi c'è questo effetto boomerang, e praticamente quando il naso si richiude è peggio di come era prima, cioè proprio io avevo il naso murato. Quindi entri in un circolo vizioso, non riesci più a smettere. Anche perché io col naso tappato vado nel panico, mi sembra di soffocare. E quindi ho letto, siccome appunto dopo che la farmacista mi ha detto così, mi ha messo un po' l'ansia, mi sono cominciato a pensare: dovrei riuscire a smettere in qualche modo, perché no, posso andare avanti tutta la vita così. Leggendo in internet della dipendenza da questi qui, e c'è tanti, tra l'altro, che si sono ritrovati, c'è veramente tante testimonianze. E ho letto di questa ragazza, questa tizia, insomma, che è riuscita a smettere utilizzando questo e i cerottini nasali. E quindi, boh, proverò, spero che mi dia mi basta che riuscire a respirare leggermente. E l'importante è non avere il naso completamente chiuso. Se riesco ad andare avanti con questo, sono a cavallo. Spero di riuscire a smettere, vi terrò aggiornate.
Ne parlavo prima anche con Marco, dice, sei riuscita a smettere di fumare? Lo so, però qui è peggio perché se non riesco a respirare dal naso io vado nel panico. Ah, riguardo alla festa dei desideri Tanabata, come cavolo si chiamava, alla fine ho deciso che non ci andiamo perché ho guardato anche, ho cercato un po' di foto, eccetera, dell'evento dell'anno scorso. Secondo me non vale la pena fare tutta quella strada. Ad agosto però voglio assolutamente andare alla festa dell'unicorno. Anche Marco quella è piaciuta tantissimo. Ci sono tutti i cosplayer, è a Vinci, quindi a Firenze. Quella è veramente bella, bella, bella. Allora, ho pulito, ho mangiato, mi sono data una sciacquata perché ero appiccicosa, non mi sopportavo. E ora ho un sonno, mamma mia, mi è venuto un sonno assurdo. Però tra 20 minuti devo andare, quindi forza. Cercare di mantenermi vigile. Ok, è giunta l'ora. Forza e coraggio. Andiamo. Un po' di sollievo. Ufficiale, dovrò venire tutti i giorni di pomeriggio, penso per tutta l'estate, perché gli altri giorni invece di andare alle 8:30 devo andare alle 9:30 perché si alzano tardi, e quindi per recuperare lo farei anche tutti i giovedì. La vedo dura riuscire ad andare al mare quest'anno, più che altro perché poi devono combaciare i giorni in cui Marco non lavora di pomeriggio, quindi rimane il mercoledì e il lunedì. Venerdì no, perché sicuramente c'è troppo casino. Vabbè, in qualche modo ce la faremo. Ma guardateli che carini. E lì c'è la morgue. Olaf. Comunque, riflettendoci, se faccio questo orario, sto arrivando Olaf. Olaf, no, sono tutta sudata. Se faccio questo orario, quindi alle 4:30 già finito, volendo preparo le cose per andare al mare prima e quando finisco veniamo a prendere le cose, mi cambio e andiamo al mare. Tanto presto non ci andiamo mai. Quindi anche se ci andiamo alle 5, stiamo lì fino alle 7, 7 e mezzo. Penso che si può fare. Allora, ovviamente è arrivato a impastarmi la pancia. Io ho bisogno urgente di una doccia e poi inizierò a prepararmi per dopo, per uscire. Allora, mi sono docciata, mi sono cambiata, ora volevo truccarmi un pochino, non risa che non mi trucco, non mi ricordo più quant'è che non mi trucco. Una cosetta proprio, non metto neanche il fondotinta, questo caldo fossi matta. E metto solo un po' di fardo qui, che mi piace l'effetto tipo filtro di Instagram. Poi metto eyeliner, voglio mettere questo ombretto qua, qui sotto, sai vedere che casino che faccio. Non si
anche. Basta, è andata bene, non esageriamo, che da qui a diventare un panda è un attimo. Ok, adesso mascara, oh mio Dio, era un po' aperto questo. Quindi sarà seccato. Ok, questo è il mio massimo. E niente, aspetto che torni Marco dal lavoro e andiamo, speriamo che non piova. Ho appena deciso che voglio toccarmi un po' più spesso, perché comunque ci ho messo 10 minuti a fare questa cosina così semplice semplice, che però secondo me fa la differenza. State chiedendo dove stiamo andando, indovina? Andoando. Andoando, si intreccia anche la lingua. Questo è tipo il, com'era? La risposta. Risposta. Una svercazza. Stiamo andando ai cinesi. Tanto porci angelo. Perché te fai casino? Io devo sistemare. Il mio non è un casino, la mia è una confusione precisa. Precisissimo. Ma io ci capisco. Se te non ci capisci, non è colpa mia. Capito, ma tenere tutto lì così ammucchiato si riempie tutto di polvere e di peli Del tuo che io gatto non riesco a maledetto, che te hai pulire. scelto quel Invece gatto bianco che spera come nessuna cosa al guarda che mondo. loro lo amano, Olaf, non offenderlo. Gatto un bescegno, io lo amo da impazzire, però è imbecille, Non è questo non si imbecille, è scappa. un po' No. tonto. Un po' tonto? Ha la faccia del po' tonto. Vabbè, Tonto. comunque io devo sistemare quel casino. E c'è poco da fare. E sai, io tanto c'è, poi non è che. Guarda che avevo rinunciato perché Sì, te dici sì, no, sì. Vabbè, vabbè. rinunciato però, cioè. Gne, gne, gne. Sistemi, sei contenta? Io poi bestemmierò quando cercherò Madonna, per aprire le un cassetto cose. invece che Sì. averlo già aperto. Certo, ma raspare è più bello che Raspi aprire. dopo che hai aperto. Apri e raspi. No, perché dopo devi sistemare anche i cassetti dentro colore per pennello, vedi? Cercherò di dare un senso più che altro, Lo fa solo lei, eh? Io sono felice che mettiamo a posto. Metto a posto. Io poi naturalmente aprirò i cassetti e. Come Non ci provare. ci provavo? Una valvola 10 litri di sangue. Della pizza, delle pizze. Ta-ta-ta-ta. Ecco la nostra cena. Il cibo. E io che volevo cominciare la dieta. Quando? Quando la comincerò Oggi. io, mercoledì prossimo. Ah, vedi, allora confermi che devo fare la dieta. No. Però se tu nel caso tu la volessi fare, comincia il limite mercoledì prossimo. Va bene. Ok, vado a mangiare la pizza. E
e poi mi strucco, mi lavo, diciamo, quindi grazie mille della compagnia e ci vediamo al prossimo video.